facciamo ad ancorarci quando andiamo a drifting? Io personalmente adopero questo metodo. Allora, la mia barca pesa circa 3200 kg. Ho un'ancora ad ombrello di 6 kg. Poi abbiamo una fune da 6 mm circa e 10 metri di catena da 8 mm. Fino a qua è una cosa abbastanza normale, direte. Però cosa succede? Che tramite, o meglio, non tutti lo sanno, è possibile montare all'ancora questi due morsetti, uno qui e uno qua, ma come vedete l'ancora è montata al contrario, vedete? Questo perché? Perché adesso noi, quando andiamo a pescare a drifting, cosa facciamo? Ci ancoriamo e poi tiriamo sull'ancora. Molte volte capita che l'ancora si incaglia e, oltre comunque questo problema, bisogna anche tirare sull'ancora ed è pesante. Io cosa faccio? Io avvito la catena al morsetto di sotto, poi tramite delle semplicissime fascette faccio questo, guardate. Lascio un po' di bando alla catena, così. Inserisco le fascette. Ok, una. Due. E tre. Ok? Questo perché? Vedete come rimane montata l'ancora? Immaginate che siamo ancorati, la catena sta così. Questo perché? Allora, noi ancoriamo, prima cosa l'ancora lavora in questa maniera qua. Quando poi dobbiamo tirare su, che usiamo il nostro parabordo con questo anello, dove all'interno faremo passare la corda quando dovremo tirare sull'ancora, cosa succederà? Che questo farà da peso, o meglio da contrappeso, mettendo la marcia avanti a circa 2-3 nodi, l'ancora scorrerà in quell'anello. Ma cosa succederà? Che queste fascette si romperanno, l'ancora girerà in questa maniera qua e automaticamente, se fosse incocciata nel fondo, si stacca e riusciamo a recuperarla. È un accorgimento molto utile, tra l'altro non costa davvero niente e secondo me è così risolto un sacco di problemi. Poi un'altra cosa comoda dell'ancora ombrello è questa. Prima cosa, con circa una quarantina di euro riusciamo ad acquistarla, quindi non è neanche una spesa eccessiva. E poi è comoda perché la possiamo tranquillamente mettere un gavone, questa è la dimensione, o addirittura dentro il nostro secchiellino con la nostra cima. Niente, questo è quanto, ragazzi. Adesso caliamo l'ancora e poi iniziamo a pescare a drifting. Ragazzi, ancora pronta, ora iniziamo a calare. Ragazzi, una volta calata l'ancora, attacchiamo il nostro moschettone a questo occhiello. Poi abbiamo questa corda gialla, praticamente è una caluma, una corda di circa 8-9 metri, dove abbiamo attaccato un altro parabordo. Ora questo qua lo lasciamo andare giù, vedete? E qua abbiamo un'altra corda con un altro parabordo, che quando faremo lo strike del nostro tonno, cosa faremo? Lasceremo in acqua questa caluma, andremo dietro al tonno, quando ritorneremo dove c'è questo galleggiante, questo parabordo bianco, prenderemo questo ed attaccheremo alla bitta della nostra barca. Molto semplice da fare. Adesso iniziamo l'azione di pesca, ragazzi. Così si ancora a drifting.